Buonasera, ben ritrovati di nuovo insieme con Sportivamente Calcio, anche se si è giocato solamente in Serie D, peraltro con 5 partite delle 10 in programma in questa domenica a causa dei campi impraticabili, sospesa tutta l'attività dall'eccellenza fino alla seconda categoria. Poi parleremo di basket con le immagini della vittoria della Paffoni e della Igor, sempre più capolista nel campionato di Serie A1. Cominciamo, come vi ho detto, però dal calcio, dalla Serie D. Nel girone A, come ho anticipato prima, si sono giocate solamente 5 partite. Dunque andiamo a scoprire insieme i risultati di questa giornata numero 24. Rinviate San Colombano Acqui, Val d'Aosta Caronnese, Bra Oltrepò Voghera, Pro Settimo Dertona e Chieri Borgosesia. Hanno giocato invece Rapallo Bogliasco Asti 3-2 con la vittoria dei Liguri, Sporting Bellinzago Cuneo 2-2, Novese Borgomanero 1-1 di Piantoni, il gol dei Rossoblu, Sestri Vado 2-1, Argentina Lavagnese 0-0. La classifica dopo 24 giornate ovviamente sommaria viste i tanti rinvii di oggi. Il Cuneo rimane in vetta con 46 punti in attesa di quello che faranno le inseguitrici Chieri e Pro Settimo. A 44 ha raggiunto sia il Chieri che la Pro Settimo, il Sestri vincitore quest'oggi. A Caronnese 43, oltre a Pro Voghera 41, Bra 40, Borgosesi e Lavagnese 39, Sporting sale a 36, Acqui Vado Argentina 30, Asti 27, Novese 25, San Colombano 23, Dertona 20, Val d'Aosta e Rapallo Bogliasco 18, chiude il Borgomanero con 7 punti. Andiamo a vedere il pareggio 2-2 dello Sporting contro la capolista Cuneo. In pieno recupero al 93esimo lo Sporting pareggia con Visconti, fermando dunque sulla 2-2 la prima della classe Cuneo. Risultato positivo per la squadra di Cotting che continua dunque la miniserie con risultati favorevoli. Il primo squillo è un bel tiro di Panatti all'ottavo con la palla che finisce la sua corsa non lontana dal palo. Occasionissima per il Cuneo al decimo, cross dalla sinistra di Franza, colpo di testa di Soragna e Gilardi ancora una volta in giornata di grazia compie un vero e proprio miracolo. Sul ribaltamento di fronte all'11esimo passa lo Sporting, lancio di Panatti, Massaro lascia passare la sfera e Carriero la colpisce al volo fulminando Cammarota. La risposta degli ospiti al 20esimo sul tiro dalla distanza di Montante, il solito Gilardi risponde presente. Un'altra occasione al 28esimo, ma il colpo di testa dello stesso Montante su angolo dalla destra termina a lato di circa 50 cm. Il pareggio è nell'aria e arriva al 33esimo. Garina ai limiti dell'area gode di troppa libertà, si gira, prende la mira e trova l'angolino basso su cui questa volta Gilardi non può proprio arrivarci. Al 37esimo bella azione di rimessa dello Sporting. Migliavacca palla dietro per Ranine che aspetta il rimorchio di Panatti. Il tiro ad incrociare della numero 8 dello Sporting fuori di poco. Al 40esimo il Cuneo ribalta la situazione, angolo di Lodi, spizzata di Carretto, deviazione sotto misura di Corrotto. Nella ripresa succede poco, il Cuneo avrebbe la grande chance di chiudere il match all'ottavo. Con un calcio di rigore Cilona interviene in maniera scomposta su Soragna, il direttore di gara non ha dubbi e assegna il rigore tra le proteste dei padroni di casa. Dal dischetto si presenta Franza ma Gilardi intuisce e respinge in angolo, terzo rigore sbagliato dal capocannoniere del campionato. Al decimo ancora Gilardi salva la grande su Montante, poi più nulla fino al 93esimo quando è bravissimo Massaro a difendere palla, a mettere il pallone in maniera perfetta per Visconti che lo scarica in rete per il definitivo 2-2 che fa esplodere il comunale di Bellinzago. E domani nel corso dei tanti per dire sentiremo proprio le parole di Visconti che ha ciuffato il Cuneo con questa prodezza al 93esimo. Lasciamo il calcio, parliamo adesso di pallacanestro e lo facciamo andando a vedere la vittoria della Paffoni nello scontro salvezza contro Legnano. La Paffoni brinda perché batte 85-76 Legnano, la stacca in classifica di 2 punti e ribalta anche il meno 6 della partita di andata. Un match davvero incredibile perché è stato dominato in lungo e in largo per almeno 30 minuti dalla squadra di casa, capace di schizzare subito sul 6-0, sul 15-2, sul 24-4 e sul 28-13 al decimo, al primo riposo. Nel corso poi del secondo quarto la Paffoni ha continuato a pigiare sull'acceleratore trovando 6 punti consecutivi di un ottimo Giovanni Vildera che poi diventeranno 8 per il più 23 sul 40-17. Ma a fare la differenza questa sera sono stati senza alcun ombra di dubbio i due americani autori della loro miglior partita in maglia Paffoni.
ben 24 punti per Conger con 10 su 11 dal campo, mentre Sadler ha scritto a referto 27 punti. Sembrava tutto facile, più 24 all'inizio del terzo quarto con un 2 più 1 di Conger, e poi cosa è successo? È successo che si è svegliata a Legnano, trascinata da Frassinetti in transa agonistica per 4-5 minuti. Legnano ha ricucito lo strappo sul meno 13 al trentesimo, poi con l'ingenuità di Iannuzzi, quarto e quinto fallo con il tecnico proprio in avvio di ultimo periodo, sempre con Frassinetti e con Di Bella, Legnano è arrivata addirittura a meno 4 quando mancavano 4 minuti al termine. A questo punto è diventato nuovamente assoluto protagonista Devon Sadler, autore forse della schiacciata decisiva, della giocata che sarà senza ombra di dubbio al numero uno della top 10. Schiacciata di Sadler, schiacciata di Conger, la Paffoni ha dato un calcio alla paura e ha vinto 85-76. 3-30 da giocare, il blocco di Deep Sadler. Mamma mia! Che giocata di Devon! Davvero grande schiacciata di Devon Sadler, come abbiamo detto, migliore in campo insieme all'altro americano Conger. Le parole adesso di Alessandro Magro, tra l'altro diamo anche un aggiornamento sulle condizioni di Riccardo Tavernelli, uscito nel corso dell'ultimo quarto per un infortunio al gomito, gesso per 2 settimane, poi verrà fatto un ulteriore esame, ma si teme che la stagione di Tavernelli possa essere finita. Comunque i tempi di recupero sono abbastanza lunghi, nell'ordine di almeno 1-2 mesi. Le parole di Magro. E partiamo dal fatto che, ed è qui presente, ho la fortuna di avere il miglior vice allenatore di tutta la Silver e non mi vergogno e non credo di mancare di rispetto a nessuno degli altri vice allenatori, ma vista l'esperienza che Emanuele Di Paolo Antonio ha fatto a Teramo negli ultimi 10 anni, abbiamo la fortuna di avere 2 capi allenatori e questo è importante. Detto questo, avevamo chiesto alla squadra di avere un atteggiamento molto aggressivo e si è visto. In casa riusciamo sicuramente ad andare a una velocità che pochi riescono ad avere in questo campionato, riusciamo a produrre tanti punti. Stasera abbiamo avuto veramente i nostri 3 americani, perché oramai Iannuzzi è da considerare tale, hanno prodotto quello che ci aspettiamo da loro. E la cosa importante è che questa partita l'abbiamo vinta almeno 2 volte. Se avessimo vinto di 30 punti, cosa che a un certo punto poteva anche dare l'impressione che potesse essere, potevamo anche pensare nella nostra testa che poteva essere solo una sera o troppo positiva per noi o troppo negativa per Legnano. Sicuramente c'è un po' e un po', ma il fatto che, come era normale che fosse, Legnano è tornata indietro, è tornata sotto. Hanno trovato dei canestri, tipo il canestro di Di Bella a 3 punti di tabellone, come succede quando sei in rimonta e sembra che le cose vadano tutte male. Abbiamo rimesso Iannuzzi proprio perché loro nel terzo periodo avevano fatto un parziale forse un po' pericoloso, fallo in attacco tecnico, e non entro nel merito dei fischi, ma il fatto è che abbiamo finito tutto il quarto periodo senza il nostro centro titolare, che è il nostro terzo americano. Leggo Vildera 11 minuti, che sta lavorando tanto, è fresco di convocazione in nazionale under 20 e questo sicuramente è un premio per lui, per il lavoro che fa e per la squadra che lo supporta. L'ultimo quarto è stato un quarto che è girato sempre su 2 possessi di differenza, quindi quando prima ti ho detto che l'abbiamo vinta 2 volte, perché non era scontato con Iannuzzi fuori, Tavernelli infortunio anche abbastanza shock, perché non riusciamo a avere un infortunio normale, noi vogliamo sempre cercare di avere gli effetti speciali anche su questo, non era scontato che la squadra facesse le scelte giuste, perché gli altri sembravano avere preso il ritmo della gara. Quindi sono contento assolutamente, perché questa è stata una partita di energia all'inizio, ma di testa alla fine, e questo è importante. E in DNC invece sconfitta per la poli opposti CPR Domodossola, che vede dunque bloccata a quota 5 la sua serie positiva. Domo ha perso 65-61 contro Torino, contro la Crocetta.
una partita molto attesa, si è rivelata essere davvero molto ostica per la squadra allenata da coach Morganti, a cui non sono bastati i 23 punti di Raskovic, troppi errori al tiro, in particolar modo dalla coppia di esterni Foti Realini. Per i padroni di casa ci sono doppie doppie di Favario e di Malagoli, con 14 punti e 12 rimbalzi per il primo, 15 punti e 10 rimbalzi per il secondo. Corre, corre e come se corre la Igor, 3-1 anche contro Piacenza e dunque sempre più prima la squadra di Luciano Pedulla. Non conosce avversari la Igor Gorgonzola Novara, che batte per 3-1 anche Piacenza al termine di una partita emozionante, molto bella, con momenti di difficoltà anche per la squadra di Luciano Pedulla, che si è trovata spesso a dover rincorrere l'avversario. Una gran rimonta al termine del primo set, poi un secondo nel quale non è riuscita invece a trovare continuità, poi il deciso scatto in avanti dalla formazione di Novara, che è riuscita a imporsi in maniera netta nei successivi due parziali, 25-12, 25-18, trascinata dalle difese di Sansone, dagli attacchi di Klineman e Hill, al termine di una partita che davvero può lanciare Novara sempre più in alto per una classifica che in questo momento non sembra trovare avversari. Complimenti alla squadra allenata da Luciano Pedulla, poi nei prossimi giorni nel corso di Azzurra Sport ovviamente le parole delle protagoniste. Chiudiamo con i grandi risultati del GSH Sempione 82 ai campionati italiani di nuoto in vasca corta a Loano. Il bottino finale per i due atleti del GSH in gara è di 5 titoli tricolori e di una medaglia di bronzo. Matteo Manini, che si era classificato terzo venerdì, ha conquistato 2 vittorie nei 400 stile libero e nei 200 misti. Tris per Giada Gunella, che ha successo inaugurale nei 100 farfalla, ha aggiunto 2 trionfi anche nei 100 stile libero e nei 200 misti. Lacrime di gioia e commozione per l'allenatrice Erika Bellucci e per l'accompagnatore Luigi Manini e grande soddisfazione ovviamente per il presidentissimo Angelo Petrulli. E con questa bella notizia noi chiudiamo, grazie per essere stati con noi, vi ricordo questa sera intorno alle 20:40 la telecronaca dell'incontro tra Paffoni e Legnano. Buon proseguimento con i programmi di Viceazzurra TV.